Giorno 15. 10 cose che non sai sul film I Guardiani della Galassia volume 2. Intro. Uno. Nel film, l'immaginario a cui si fa riferimento è quello pulp dei fumetti anni 50 e 60. In particolare, James Gunn si ispira a Flash Gordon, protagonista di una serie di fumetti a partire dagli anni 30 del Novecento. 2. Sempre James Gunn ha recentemente dichiarato di aver commesso un errore. Nell'ormai celeberrima scena in cui Stan Lee parla con gli osservatori, racconta le sue esperienze come impiegato alla FedEx, ma Guardiani della Galassia volume 2 è ambientato cronologicamente pochi mesi dopo il volume 1, ossia il film del 2014. Infatti, abbiamo potuto vedere Stan Lee come postino FedEx in Captain America Civil War, che è del 2016. Gunn ha ammesso di aver commesso un errore e quindi di non aver pensato alla successione degli eventi, ma, come sempre molto simpaticamente, ha sentenziato Stan Lee, che ha vestito i panni del postino molte altre volte nella sua storia e ovviamente stava narrando agli osservatori una di queste altre volte. Voi direte, ma chi sono gli osservatori? Ebbene, gli osservatori nel mondo Marvel sono esseri alieni che possono vivere fino a quando lo ritengono necessario. Essi registrano mentalmente tutto ciò che accade nell'universo senza interferire. Il più noto degli osservatori è Uatu. Infatti la teoria dei cameo collegati di Stan Lee prevedeva originariamente che lui fosse proprio Uatu. Uatu, nei fumetti, vive nella zona blu della Luna, che è un ambiente artificiale simile alla Terra, sito nel cratere Luther, nel mare Serenitatis. 3. Ai Marvel Studios non si scherza quando si parla di connessioni tra i film dell'universo cinematografico. In Guardiani della Galassia volume 2 ci sono molteplici riferimenti ad altri film del passato dell'MCU, e si vedono un paio di personaggi che abbiamo già avuto modo di incontrare. Infatti nella sequenza dei salti, ad esempio, vediamo due Cronans in impegnati a prendersi ammazzate. Una di queste creature di roccia è stata già abbattuta con facilità da Thor nel film Thor The Dark World. Un altro personaggio che appare nei film dei Guardiani della Galassia ed anche nel film The Avengers è l'altro, ovvero il messaggero di Thanos. Poi vi sono anche tantissimi altri riferimenti incrociati al collezionista. 4. In passato lo sceneggiatore e regista James Gunn ha dichiarato in un'intervista: una delle cose che sto facendo con la creazione di Guardiani della Galassia volume 3 avrà luogo dopo i prossimi due film sugli Avengers e contribuirà a creare i prossimi 10-20 anni di film Marvel, in modo da espandere veramente l'universo cosmico associato al Marvel Universe. Stiamo preparando nuovi personaggi, infatti il terzo film sarà l'ultimo di questa versione dei Guardiani della Galassia. Ovviamente molti di voi sapranno del casino mediatico creato l'anno scorso da parte di alcuni tweet inappropriati di James Gunn, e se non lo sapete ho fatto un video al riguardo. Il tutto ha portato il regista James Gunn ad essere silurato dalla Disney, ma poche settimane fa è stato riammesso dalla casa di Topolino. Quindi vedremo quello che la sua genialità metafilmica ha creato per i Guardiani della Galassia volume 3. 5. Anche per i Guardiani della Galassia volume 2, James Gunn ha scelto personalmente tutti i brani della colonna sonora. Il tutto mentre scriveva la sceneggiatura del film, così che si sposasse perfettamente con le scene che aveva in mente, in modo da riuscire a trasmettere il memorabile traino emotivo della scorsa pellicola. Vi ricordo che Awesome Mix volume 1, questo è il titolo della colonna sonora del primo film, ha ottenuto un disco di platino. 6. In un'intervista, Karen Gillan ha spiegato che Nebula è una donna abbastanza arrabbiata, con alcuni problemi con il padre, e che nel secondo film inizieremo a vedere quanto dolore suo padre le ha effettivamente procurato, e andremo così ad approfondire il rapporto con la sorella Gamora. Infatti in un'intervista lei disse che questa volta si potrà provare un po' di simpatia verso di lei. Inoltre James Gunn in passato ha rivelato che voleva realizzare uno spin-off proprio per Nebula. 7. Ricollegandoci al lato sonoro, emulando Sergio Leone ed Ennio Morricone, James Gunn ha scelto di lavorare alla colonna sonora del film già in fase di pre-produzione, in modo che gli attori potessero poi ispirarsi mentre giravano le scene. 8. Visto che Groot comunica solo con la frase "io sono Groot", il tutto con diverse inflessioni, James Gunn ha creato per se stesso e Vin Diesel una versione tra virgolette Groot della sceneggiatura, che contiene ciascuno dei dialoghi di Groot in inglese. 9. A differenza dell'ultimo film, dove era solo la sua voce, Vin Diesel fornisce a Baby Groot anche le movenze tramite motion capture. 10. James Gunn in origine voleva introdurre nel film il guardiano Adam Warlock, ma poi ha deciso di tenerlo in serbo per i Guardiani della Galassia volume 3, poiché sentiva che questo film aveva già troppi personaggi. È finito anche il giorno 15, ci vediamo domani con il giorno 16.